Pangolini, direttore artistico dello spettacolo del Comune di Verona. Qui con me c'è l'assessore alla cultura Francesca Priani. Siamo qui in occasione dell'ultimo appuntamento del 2021 per la stagione del Grande Teatro per riprendere il filo con una tradizione molto importante per la città di Verona, che è il premio Renato Simoni. Un premio che viene riconosciuto alla fedeltà al teatro, ad artisti che negli anni dedicano la loro vita e la loro arte al palcoscenico. E questa sera appunto premiamo una grande artista che rappresenta perfettamente lo spirito del premio. Eh sì, davvero, questa sera è una serata speciale, due grandi donne del teatro italiano calcheranno questo palcoscenico. Monica Guerritore, naturalmente, con questo appuntamento che si inserisce nelle celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante, che quest'anno hanno visto Verona insieme a Firenze e a Ravenna, città dantesca, celebrare il sommo poeta con moltissime iniziative e forse anche ritrovare ancora più profonda quell'identità dantesca che noi diciamo quest'anno è stato un punto di partenza o di ripartenza che proseguirà poi davvero negli anni a venire. Ma adesso è il momento proprio della consegna del premio Renato Simoni per la prima volta su due annualità, 2020-2021, 63esima edizione, ma appunto naturalmente in tempi di pandemia siamo già, devo dire, lietissimi di essere qui oggi di fronte a un pubblico numeroso di una rassegna al Grande Teatro che da oltre tre decenni vede affiancati il Comune di Verona e il Teatro Nuovo di Verona, e quindi è davvero un riconoscimento a una donna che ha reso grande il nostro teatro e che nella sua lunga carriera ha davvero attraversato tutti i palcoscenici italiani, compreso quello su cui ci troviamo oggi, per cui io direi di dare il benvenuto a Isa Danieli. Ritrovata, una persona straordinaria, oltre a essere una grandissima attrice davvero, e quindi siamo felici di averla questa sera a Verona e pensiamo davvero che questo premio Renato Simoni di questa edizione così particolare, come ci abbiamo detto prima, sia davvero stato dedicato dalla giuria alla persona giusta. Ecco, e a proposito di questo, la giuria, devo dire, avendo seguito i lavori della giuria in maniera unanime, veramente con grande affetto e riconoscenza nei confronti di una grande artista che ha regalato degli spettacoli straordinari. Guardavo su Wikipedia, è impressionante vedere gli spettacoli che dagli anni 50 ininterrottamente ha continuato a portare sui palcoscenici italiani tutti gli anni, per cui veramente una fedeltà straordinaria e unica. Quindi la giuria, presieduta dal sindaco Federico Sguarina e composta dai critici Claudia Cannella, Roberto Canziani, Masolino D'Amico, Rodolfo Di Gianmarco, Katia Ippaso, conferiscono la 63esima edizione del premio Renato Simoni a Isa Danieli con la seguente motivazione. Isa Danieli ha avuto i galloni di figlia d'arte, ha debuttato in palcoscenico a 14 anni, ha affrontato un po' tutti i generi del mondo dello spettacolo. Ha ricevuto la prima accoglienza teatrale da Edoardo De Filippo, andando poi in scena una quindicina di volte con sue commedie, ma è stata anche esemplare per intraprendenti cambi di ribalte, di compagnie, di modalità recitative, di drammaturgie, di scelte culturali e popolari. Ho perso la riga, scusate un attimo. E di energiche riletture del classico e di impagabili nuovi rischi. Un'attrice generosa e solida come lei ha potuto permettersi di alternare titoli raffinati e appassionanti sceneggiate e di accostare Raffaele Viviani all'avanspettacolo, l'addizione al canto, la tensione eduardiana alla comicità di Nino Taranto. Solo questa instancabile artista ci ha regalato personaggi tragici greci e grandi figure epiche brechtiane, valorizzando sodalizi come quello con Roberto De Simone al suo Acme per la Gatta Cenerentola,
toccando le soglie del Nuovo Teatro Napoletano con Regina Madre di Manlio Santanelli, assumendosene la memoria in Ferdinando di Annibale Ruccello, rendendosi icona della scrittura di Enzo Moscato, da Festa al celeste nubile santuario, a Luparella fino a Tacaità. E fu un grande gesto il suo somatizzare l'orrore contemporaneo di Tomba di cani, di una Letizia Russo poco più che ventenne, con la regia di Cristina Pezzoli, che l'ha diretta in più lavori, come altri registi, vedi Armando Pugliese, Luca De Filippo e Ugo Chiti, affezionati alla sua bravura. Ha una marcia in più, questa lottatrice, che oggi, in tournée con Le Signorine o Giacomino e Mamma, cavalca il sedile posteriore di una moto BMW 700 GS. Lei, che si era fatta tramite della scena e del cinema di Lina Wertmüller, è una donna per tutte le stagioni, capace di declinare eticità anche sul palco virtuale di Un posto al sole. Artista di cui viene ora teatralmente premiato l'intuito, la tenacia, la forza, il lirismo, la bellezza d'animo e la conquistante interpretazione della vita. E allora avevo preparato appunto una cosa da leggervi, perché è uno spettacolo, questo è un testo bellissimo che io non ho più fatto da tanto tempo, e poi vi spiegherò anche il perché. E che devo dire, è stata una cosa meravigliosa stasera, grazie. Per sentire questo estratto, questo monologo estratto da Ferdinando di Annibale Ruccello. Allora, Annibale Ruccello si presentò in un caldo pomeriggio d'estate, alto, inoccolato, magro e una sigaretta schiacciata nell'angolo della bocca. Gli aveva portato un suo testo da leggere, lo lessi, era bello, ma non lo sentivo nelle mie corde. Gli dissi, scrivi un testo per me. Venne dopo 20 giorni, portandomi il copione di Ferdinando. Era il 1985. Lui non aveva ancora 30 anni. Io non avevo ancora un nome importante e credibile, quindi su strada in salita, quella prima tournée, non ne parliamo proprio. A settembre, purtroppo, la tragedia. Uno stupido, assurdo incidente d'auto si portò via Annibale. Si spense quel vulcano che aveva mostrato i suoi primi labiti incandescenti e belli. Giurai, e per 30 anni, ogni 10 anni, ho voluto riprendere il suo spettacolo. Con la sua medesima regia abbiamo insistito faticosamente, coi calli ai piedi e al cuore, ma ci siamo riusciti. Ferdinando era nei cartelloni dei teatri accorsati e protetti. Dal Piccolo di Milano al Duse di Bologna, dal Quirino di Roma alla Pergola di Firenze. Annibale Ruccello era nei santuari, ecco, nei santuari del lavorato. Ma quando l'ho visto venduto in edicola nell'edizione che registrammo per la RAI con la regia di Giuseppe Bertolucci, allora... pubblicato dalla Fabbri Editori, che aveva promosso una collana di classici del teatro, la soddisfazione è stata enorme. L'unico titolo di drammaturgia contemporanea, accanto a quelli di Shakespeare, Molière, Goldoni,
quella volta più di ogni altra mi è mancato quella smorfia sognona quando si mordeva le unghie ridendo e la sua lunga telefonata serale che ci portava quasi a fare mattino. E adesso però ecco. La baronessa Clotilde di Lucanigro, nobile decaduta, volontariamente in esilio in una villa vesuviana 10 anni dopo l'unità d'Italia, condivide la clausura con sua cugina Gesualda, da Ferdinando appunto, di Annibale Ruggero. Regina Pacis, ora pronobis. Agnus de Guidolis peccata mundi, parce nobis domine. Agnus de Guidolis peccata mundi, exaudi nos domine. Agnus de Guidolis peccata mundi, miserere nobis, in nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Ecco, è una di certo che il caso che in noi chiamo era. E siente. No, dico tu e siente. Si arriva a buonanimo nonno, cosa ciccia se potevano permettere di fare sto bordolino al loro vespre. Ma tienta, magna pan a tradimento. Hanno ragione che è cambiata l'epoca. Chiudi! Ah! È arrivata già l'ora della Valeriana? Si non ve non gado lì. Ma tu vai a orario o vai a tempo con Don Catalino? Mettiamo il caso che non arriva. Mettiamo il caso che le vicende si scassano a Rodolo Palesse. Mettiamo il caso che in estrema unzione urgente arrivasse un mezz'ora in ritardo. Tu che fai? Non me la valeriana fino a quando Catalino non arriva. E mettiamo il caso sempre i cani vicini con Catalina a caccia e danno muovesse. Che avessa fatto? Avessamo riappresso a esse, perché tu non me la valeriana perché esse non vengono. Dillo allora amore morta. Dillo che non dillo l'ore e domani che non poco con me è rimasto, che è poco, ci sentite, è poco assato. Non ci metto speranza a coppia, che è poco assato. Lo stai approfittando, lo stai approfittando di questo malandrino da sturietta, non lo posso volare. Lo fa manna padrone sulle mie terre, sulle mie proprietà. Rinda a casa mia! Ma io te ne mangi, capito? Te ne mangi, te lo torna a caivà. Te lo torno a fare, come si chiama, a padrone sulle mie terre, se vuole fare questo con me. Ditta a casa mia, ma io, capite, dite le mani, te lo torno a Caivano, te lo torno a fare camerera di quella pricchiosa, la marchesa Ruffalo, hai ragione, grande costorno. E non parlare italiano, te l'ho già detto. E non voglio sentire l'italiano in questa casa. Ieis ci aveva appiccicato 9 anni fa, il 13 febbraio del 1861, tra me e su un duello a Gaeta, Padrini, Francesco II e il generale piemontese Cialdino. Contemporaneamente all'ammainarsi della gloriosa bandiera di Re Borbone, si ammainai pure l'italiano dopo lui. Una lingua straniera, barbara, senza sapore, senza storia, una lingua di merda, una lingua senza Dio. Si proprio si tiene a parlare la lingua, parlo il latino che è lingua santa, ma tu non puoi parlare, se la parli tu avrai tutto il contrario, perché si strega, si naianara. Ma le parole in due battesima. Hanno suonato e chi può essere? E chi ha da essere? Ho un gatolino, che stellone è un gatolino, va, muovete. Tu fai apposta per ogni
La certa la vermanara! Chissà quale ordine dopo un mio servizio. Mi scordo che sto malata, ma inz e me ne esco. E che lei non potesse fare. Ma dove sta scritta? Rinda qua libro con lo stile donna Clotilde di Nuganicro e chi le munivinda muglietta accisa e strafugata da una cugina povera! Manca la guardaporta ci voleva via che fa. Guarda mai, e se che la buona cristiana e la mamma avessero potuto mettere bene lì da Palazzo Lucanigro. Vate retro, donna di malaffare, torna al fuoco eterno, torna nella veenna del tuo guardino a Caivana. E detto così in gesualda, pure così in virge, tu ne fai prove le prisir dell'amour, i piaceri della carne, e non li potrai provare mai, perché si brutta, come un'orepata, si ingialluto come una malevra, povero Carlina, sa come sa da scucciare quando tu vies. E perché adesso bello come a te, manca di e perdono, perché pulisto sa mostre e sentito. Ma è peccato mio, quella sì, quella era un'altra cosa, barone Castaldo, barone Castaldo, sarebbe stato pure una carogna, ma rindurietti erano le ore, e manca per bastardo. Ringraziamo il maestro Zucchetta che, come da tradizione, ha realizzato quest'opera che viene data in omaggio per il premio, e vi ringraziamo per la pazienza e diamo il sipario a un'altra grandissima attrice come Monica Guerritore con Dall'inferno all'infinito. Grazie, grazie a tutti.